festa di Hanukkah, gli ebrei hanno questa usanza di mettere il candelabro in cui accendiamo lumi durante gli 8 giorni di Hanukkah vicino a una finestra. Quindi noi accendiamo questo candelabro dentro a casa ma vicino a una finestra, in modo che da fuori si vedano queste luci. I maestri si domandano perché c'è questa usanza. Se noi stiamo facendo qualcosa a casa nostra, teniamocela privata, ma perché dobbiamo metterla lì? Dicono che in realtà la risposta è che se per caso qualcuno passa e vede questo candelabro e si ricorda del miracolo, abbiamo fatto una cosa in più, abbiamo diffuso della luce in più a qualcuno che magari se n'era dimenticato. Ma in realtà tutto questo noi lo facciamo perché per caso se uno passa e alza la testa e vede la nostra finestra, cioè la possibilità è veramente remota. Eppure, dicono i maestri, fatelo. Non si esce dal dovere di aver acceso questo candelabro se non si mette vicino a una finestra o comunque vicino alla porta, quindi in un posto di passaggio dove comunque le persone passano. Ma che cos'è questa cosa? In realtà, dicono i maestri, questo è un messaggio di speranza in ogni singolo individuo. Perché quando noi siamo a casa e facciamo qualcosa e diciamo, ma guarda, io credo fermamente nel bene, ma è inutile che io mi metta a combattere per cercare di far sentire la mia voce fuori di casa mia, perché tanto nessuno mi ascolta, sono uno su 7 miliardi, non serve a niente. Invece i nostri maestri dicono, no, sbagli, metti fuori la tua luce e anche se un solo passante alza la testa e vede la tua luce e sente il tuo messaggio, e si ricorda del bene che magari si era dimenticato, si ricorda di questo valore che magari non l'aveva ancora toccato, che proprio tu gli hai insegnato. Tu hai innescato qualcosa. E perché si fa proprio con il fuoco? Perché il fuoco si appicca da una parte all'altra, va veloce. Avete mai visto qualcosa? Un fuoco che divampa, in 30 secondi può arrivare a prendere una parte all'altra. Quindi accendila questa luce, accendi questo fuoco e fallo vedere fuori. E sappi che non esiste che quando tu diffondi qualcosa di buono non arrivi e non crei un effetto a catena. Magari tu non lo saprai, ma questo succede sempre. E quindi diffondete il bene in cui credete, non tenetevelo dentro a casa vostra e vedrete dei veri miracoli.